Per la sfida Kragas Profavara che comincia in questo istante, attacca subito la squadra di Corrado Mutolo, si fanno sentire i tifosi della Profavara sistemati accanto alla curva nord, settore ospiti, ma qui in tribuna vi sono anche tantissimi tifosi della Profavara. In organico, attenzione Gambino al duello con Iannello, la meglio il difensore della Profavara, poi la botta del numero 8 dell'Akragas Caronia, la prima parata del portiere, attenzione. Se ne va Biondo, non c'è fallo, 3 contro 2, attacca l'Akragas, Biondo per Gambino, Gambino, il tocco morbido e la palla fuori di un niente. Per Biondo, eccolo inquadrato, Biondo, il pallonetto di Biondo, palla fuori di un niente. Altra occasionissima per l'Akragas con l'invenzione di Giovanni Biondo. Punizione da posizione invitante per la Profavara. Sul pallone Iannello e Sandro Medaglia. Occasionissima per la Profavara per sbloccare il derby. 5 in barriera per l'Akragas che è tutta in area di rigore. Attenzione. 21esimo del primo tempo. Punizione per la Profavara. Parte Medaglia. La palombella. Paterniti. Salva l'Akragas. Palla in angolo. Tre piedi. Biancola, si distende l'Akragas, palla per Gambino, attenzione, entra in area Gambino, lo stop perfetto, poi Gambino e la super parata di Chimenti che salva. Per tre piedi la rovesciata, un super gol, oh mamma mia, Beppe Gambino si presenta così ai tifosi dell'Akragas, un gol da fuori classe alla Cristiano Ronaldo, Beppe Gambino, applaudono anche i tifosi della Profavara. In piedi all'Esseneto per il bomber Gambino, un gol fantastico da Ferrante per Lala nell'Akragas e in torre per Spina per la Profavara. Attenzione Gambino, altra occasione per l'Akragas, Gambino 2-0 Akragas, doppietta del bomber Gambino che fa la differenza e non poteva essere altrimenti, segna ancora lui Beppe Gambino, 44 sul cronometro, Akragas 2 Profavara 0, inesistente il fuorigioco. Si continua a giocare, continuo, perde il pallone, ottimo recupero di tre piedi, palla imbucata per Biondo che se ne va sulla corsia di sinistra, Biondo supera un avversario, palla in calcio d'angolo ma finisce quel primo tempo, non c'è più tempo, squadre al riposo con l'Akragas avanti 2-0, due gol di Beppe Gambino. Il primo al 39esimo, una sforbiciata fantastica e poi raddoppio in contropiede ancora del bomber akragantino. Dunque 2-0 all'intervallo tra Akragas e Profavara, a tra poco. Caronia poi Licata, il cambio gioco meraviglioso, poi attenzione Gambino al volo, Gambino vuole portarsi a casa il pallone. Quinto minuto della ripresa, punizione per la Profavara, Flores palla nel mucchio, attenzione, è la palla che esce di poco con la squadra di Falsone che sfiora il gol. Palla la Profavara, si distende l'Akragas, attenzione, Biondo fermato con ottima scelta di tempo del numero 5, Kevin Villamayor, ma è ancora l'Akragas che attacca con Biondo, che supera King, entra in area Biondo, Biondo la conclusione! E la palla che esce di pochissimo, applausi a scena aperta per l'Akragas. Poi scivola Faulisi, attenzione, continuo, chance per la Profavara, continuo, serve Flores in zona tiro, Flores col destro a giro, Paterniti. Iannello allarga il gioco, a destra servito in torre, cross in aria, continuo di testa, palla gol per la Profavara con Gerlando Contino al minuto 11 della ripresa. Va a saltare anche il difensore Iannello, parte Franco Flores, palla sul secondo palo, con tiro di testa, Paterniti salva l'Akragas. Ottima parata del portiere Paterniti e si rimane sul 2-0 per la squadra biancoazzurra. La Rocca, si continua a giocare, La Rocca, attenzione, La Rocca, tu per tu con Chimenti, La Rocca, la conclusione, 3-0 Akragas, segna anche Samuele La Rocca, il neo entrato e l'Akragas mette in cassaforte la qualificazione
al secondo turno di Coppa Italia di eccellenza. Applausi per La Rocca, da poco in campo, grande azione di La Rocca. Ma ancora un'avanzata da provare, finisce qui la partita. Vince e convince l'Akragas di Corrado Mutolo. Vince per 3-0 la squadra bianco-azzurra contro la Provovara. I gol nel primo tempo, doppietta di Beppe Gambino, e nel finale in pieno recupero il 3-0 firmato dal non entrato La Rocca. Dunque l'Akragas ipoteca il passaggio al secondo turno di Coppa Italia d'eccellenza, superando in casa la Provovara per 3-0. Da Davide Sardo e Marco Lamendola è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.